non solo bocche da sfamare. Non è così che la Chiesa abbia mai inteso il sostegno ai paesi in via di sviluppo e non è così che la Fondazione Populorum Progressio si riunisce ogni anno per valutare i finanziamenti da destinare a progetti in favore dell'agricoltura e di quel ventaglio di microimprese sulle quali molte popolazioni povere dell'America Latina fondano la loro sussistenza. Da quando Giovanni Paolo II la istituì nel 1992 in seno al Pontificio Consiglio Corunum, la Fondazione ha devoluto oltre 35 milioni di dollari a sostegno di 4.000 progetti in vari settori, agricolo, sanitario, scolastico, di microcredito e microimpresa. Tra questi rientrano anche quelli esaminati dai membri del Consiglio di Amministrazione nell'ultima riunione tenutasi a Roma nei giorni scorsi, come spiega il presidente della Populorum Progressio, l'arcivescovo Abasto Flormontero. Sono arrivati 140 progetti, dei quali 124 sono stati approvati, di tutto genere, per la salute, per l'educazione, per aiutare ai bambini, agli ammalati, agli anziani e così via. Alcuni piccoli progetti di aiuto alla produzione, anche alcuni di, come si dice, banco di ritorno, fondo rotatorio. Per la gente che vogliono avere 200-500 dollari per comprare delle mucche, ma poi dopo un tempo ritornano il dinero e con questo dinero si può aiutare altre persone. Per 40 minuti i membri della Fondazione il 13 giugno scorso sono stati in compagnia di Papa Francesco. Nessuna formalità, più che altro una riunione di famiglia con il Papa latinoamericano che conosce a menadito scenari, problemi e sfide della Fondazione. Francesco ha chiesto di contrastare quella cultura dello scarto che tanto lo fa penare e che mette all'angolo giovani e anziani e si è soffermato sulla questione degli indios e sui valori e limiti dell'indigenismo, il movimento intellettuale e politico sviluppatosi a difesa delle popolazioni indigene dell'America Latina. Con una richiesta su tutto, come spiega Monsignor Arregui Yarza, arcivescovo di Guayaquil, che i progetti targati Populorum Progressio si distinguano perché tutti mirati alla formazione integrale della persona. Si cerca di far crescere la solidarietà, la fratellanza, lo sforzo degli uni per aiutare gli altri e quindi si cerca di vitalizzare tutta l'esistenza di quelli che ci aspettano e che nel lavoro della Fondazione trovano un raggio di amore di Dio che può far sorgere anche una fonte di speranza. E mi sembra che forse, come abbiamo parlato da noi, sia necessario accentuare nel futuro la dimensione educativa.